programma di Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Oh mio Dio! Ciao ragazzi, sono Giacomo Oakman. Ho deciso di raccogliere in un video le scene migliori che ho registrato andando in giro per l'Italia a far baciare i single. Siccome non distruggo sempre le coppie, ma ogni tanto cerco anche di crearle. E siccome anche su Instagram, a proposito seguitemi su Instagram, in tanti mi avete scritto di creare questa raccolta, ecco qui il meglio dei baci più trash. Tu sei fidanzato o single? Single. Voi siete single? Perché sei single? Per scelta degli altri, sicuramente non mica. Ma sono tutti scemi, perché hanno una mentalità proprio di un pulcino. Non l'ho trovato la ragazza giusta. I ragazzi di oggi sono tutti stronzi. Perché si comportano, non si comportano, ti usano. Ti usano. Ti usano e poi scappano. Sì. Se io ti proponessi ora di venire con me, di trovare la ragazza della tua vita qua ora in Duomo, facciamo un gioco dove tu devi andare alla ricerca di un ragazzo, di un tuo ragazzo che potrebbe essere il tuo ragazzo ideale. Davvero? Quindi facciamo un gioco, ora tu dovresti indicarmi un ragazzo qua in giro che potrebbe piacerti. Mi indicherai una ragazza qua in questa piazza, io andrò dalla ragazza e vediamo se la ragazza è interessata o no a conoscerti. Io vado dal ragazzo, vediamo se il ragazzo è interessato o no a conoscerti. Ora mi indicate qualche ragazzo qua intorno che potrebbe interessarvi. Poi io vado dal ragazzo, vediamo se il ragazzo è interessato o no a conoscerti. Va bene, ci sto. Ok, andiamo a caccia allora. Andiamo a caccia. Indicami qua in giro qualche ragazzo che potrebbe interessarti. E devi aver trovato la persona giusta. Che è lui. Quello là. Hai già trovato. Dai, prova con quella lì. Con quella? Dai, prova. Attenzione. Allora, noi stiamo facendo un gioco. Tu sei single? Sì. Perfetto. Single, felicemente single. Scusa, ciao. Sì, prego. Ciao. Ciao. Allora, tu sei fidanzato o single? Single. 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 Una ragazza ti ha notato. Mi ha detto, vai da quel ragazzo lì che voglio conoscerlo. Questa cosa è incredibile. Allora, io te la porto qua e poi vediamo cosa succede. Vai. Vieni pure, vieni pure. Allora, eccolo. Sì, Federico. Sei una gran bella ragazza, obiettivamente. Ho sempre sognato un figlio con gli occhi azzurri. Qua parlano già di figli, vabbè. Devi sentire le farfalle nello stomaco. Le farfalle nello stomaco? Ah, è tutto così romantico. Ti faccio vedere la ragazza che ti ha notato. Ti piace? Bellissima. Ti andrebbe di conoscerla. Va bene, sì, dai. Ti va? Cosa può andare storto? Allora, vieni pure. Vieni qua vicino a me. Allora, presentate. Sì, Erika. Bella ragazza. Ciao, bel sorriso. Ti rispecchia un po' i canoni del tuo ragazzo ideale? Sì, mi piace. Cioè, lei ha gli occhi va da cuoricino, la vedi? Sei già innamorata. Comunque, siccome è la donna che decide, ti andrebbe di approfondire la conoscenza con lui? A me sì. Quindi volendo il numero ve lo scambiate. Sì. Un bacio anche. Sì. Ti va di conoscerlo? Perché veloce, sì. Sì, allora vieni pure. Ora la porterai a cena, immagino. Certo. Però un bacio ve lo date. A voi. Vi date già un bacio? Ho solo foto del mio gatto. Ma che stronzata. Sandro ha un gatto. Continuano. Basta raga, che coccata al durello. La ragazza che ti ha notato, come ti sembra? Una bella ragazza. Un bel ragazzo. Muscoloso, puoi anche toccarlo se vuoi. Posso toccare anch'io. Allora, lui praticamente rispecchia un po' i canoni del tuo ragazzo ideale. Tatuaggi? Dai. Tatuaggi? Lato uguale, è il segno del destino. Conoscerlo meglio oppure no? Ti andrebbe? Conosciamolo. Volendo potete scambiarvi il numero o un bacio anche. Oh cavolo. Rispecchia grandi linee il tuo ragazzo ideale o no? Qualcosa dai, un po' basso però ci sta. Ti andrebbe di conoscerlo meglio o no? Ma sì dai. Quindi potete scambiarvi il numero o un bacio? Dai, un bacio. Lei ha detto che sei un po' troppo giovane. Secondo te lei quanti anni ha? 20. 39. Cosa? Ti potrebbe interessare? Però un bacio ve lo date.
Sei depilato o no? È depilato? Siccome la donna ha il potere decisionale, tu ora puoi decidere se vuoi conoscerlo meglio o no. Ti andrebbe? Siamo qui per questo. Allora, basta, basta, basta. Sono del 2000, ragazzi. E quindi più piccolo di te? Io sono del 93. Vabbè, ma l'amore non ha età. Rispecchia i canoni del tuo ragazzo ideale. Vabbè, piccolino, occhiali, sì, dai. Ci piace uguali più o meno. Mi piace. Bacio, bacio. Ah, lui sta già scrivendo il suo numero. Sta scrivendo il suo numero sul suo telefono. Qua eri in botta fotonica in sta foto. Era talmente ciuccoli. Ma è pazzesco. Alto e alto, un po' di barbetta, tatuato. A lei piace il sesso animalesco? Addirittura, ma anche a me. Si sono trovati. Ti andrebbe di approfondire la conoscenza con lui? Sì. Ti scrivete il numero? Un bacio? Magari. Ti piacerà, vedrai. Con i capelli rossi di Madrid, sei? Madrid, ci siamo. La cercavo proprio di Madrid. Puoi toccarlo, Sono partiti così, hanno preso l'iniziativa. Sei un po' sporco. Bacia bene? Sì, bacia bene. Bacia bene lui? No, non tanto. Assolutamente no. Allora, loro sono i ragazzi che mi avete indicato. Corrispondono un po' al vostro prototipo di ragazzo più o meno ideale o no? Sì, dai. Sì. Quindi, oltre a scambiarvi il numero di telefono, potete anche scambiarvi, oltre al numero, anche un bacio. Non è male. Era tanto che aspettavo un'occasione così. Lui ha detto che ha una bestia tra le gambe. Drago. Un drago, è un drago, vero? Sei contenta di saperlo? Sareste interessata a conoscerlo un po' bene, un po' meglio? Sì. Sì, un bacio, potete darvelo in segno di amore. You are from? The US. Cosa pensi dei ragazzi italiani? What do you think about Italian guy? Oh, I like Italian guys. Yeah? E deve essere bravo a letto. In the bedroom has to be, no? Very strong. Oh, yeah. Ti piace? Yeah. Ok, quindi ti va se ora te lo porto qua? Sì, ok. Ok, è lui, vedi? Nice to meet you. Nice to meet you. Un bacio, ve lo dà. One kiss. Ok. Ok, perfetto. Okay. Quindi un bacio. Ma il cameraman è single. Cioè ti interessa il cameraman? Con tutti i ragazzi che ci sono, tu vuoi il cameraman? Sì. Vabbè, a questo punto chiamiamo il cameraman. Oggi sei la preda. Vedi, ora dici una bella ragazza, no? È una bella ragazza. Wow. In percentuale quanto rispecchia il tuo prototipo di uomo ideale? Un 80, dai. 80%? Beh, dai, tu la baceresti, immagino. Dai, perché tirarti indietro? Il bacio glielo potresti dare, no? Sì. Vieni pure avanti! Sì! Perfetto! Ora lo vedi in carne ed ossa. Ti andrebbe di conoscerlo anche nella realtà. Certo. Ormai l'amore è scoccato. Va bene. Wow! Lei è una sciocca. È un ragazzo, non è il mio tipo. E ora che lo vedete in carne ed ossa? Guarda, io vorrei dirti che questo ciuffo te lo puoi risparmiare. Però dico, ciuffo a parte ti piace? No. No. Secca proprio no. Che figura. Qua. Un bel ragazzo, però non sono interessato. No, però un bacino ve lo do sulla guancia, ma sulla guancia. No. Una tua fantasia erotica? Sedersi? Sedersi, diciamo, in maniera molto particolare. Che? Sedersi sulle ragazze. Ah, sulle ragazze, mentre... Sì, mentre fai sesso. Sesso. No, è tua fantasia, sì, non è... Sì. Sei pronta? No, non è il mio tipo. Vabbè, per gioco io te lo faccio arrivare qua, poi vediamo come reagisci. No. Okay. Io te lo faccio arrivare e poi vediamo. Ecco Sergio. Ciao, piacere, Chiara. Allora, ora vi incontrate. No, non è il mio tipo. Ma lei è una bella ragazza. Lei è una bella ragazza, bella ragazza. Tu ti sei innamorato mentre sì. Tu. Niente. Una tua fantasia erotica? Un ascensore. Si ferma un piano a caso e apre una porta e ci sono io. Beatrice. Allora, mi metto di qua. Ti potrebbe interessare la cosa di conoscerlo in modo più approfondito oppure no? Ma non so. Sì o no? Tum tum.
Va bene. Ok, perfetto, quindi un bacio voi potete andare. Eh no, non esageriamo adesso. Quindi da Giacomo Ockman è tutto, da Milano è tutto, al prossimo video. Quindi da Giacomo Ockman è tutto, loro dimorano, continuano a baciarsi, al prossimo video. Iscrivetevi alla pagina Facebook e Instagram di questo ragazzo qua che è Giacomo Ockman. Iscrivetevi alla pagina Facebook e Instagram di Giacomo Ockman. Ockman. Di Giacomo